Benvenuti a tutti su Arte Economia, la trasmissione di L'Editore che è nata con la mission di individuare e comprendere le trasformazioni in atto nel settore artistico e culturale attraverso il confronto e il dibattito tra esperti, studiosi, professionisti e protagonisti di questo nostro mondo in profonda evoluzione tecnologica. La nostra trasmissione è in diretta streaming i martedì alle ore 21 sulla pagina Facebook di L'Editore e sul canale YouTube Illy TV Channel, che è la nostra web TV. Quindi seguiteci sui social, seguiteci sul nostro sito www.ilieditore.com e scriveteci le vostre considerazioni e domande, alle quali, se le fate in diretta, vi risponderanno i nostri ospiti. E se vi piacciono i nostri dibattiti e siete interessati a seguire anche i prossimi, ricordatevi di lasciarci un bel like in modo da sostenerci nella nostra attività e di attivare sul canale YouTube Illy TV Channel anche la campanella, così siete sicuri di non perdervi la notifica, dei prossimi video in programma. In questa puntata, che è stata organizzata da Illy Editore con la collaborazione di Manuela Milan Lodi, parleremo del mercato dell'arte contemporanea. Tracceremo cioè uno scenario attuale e prospettico del mercato dell'attuale arte contemporanea, interrogandoci e confrontandoci su come è mutata l'offerta e la domanda di arte contemporanea, su chi sono i collezionisti, i nuovi collezionisti di oggi e che cosa cercano, come si relazionano i musei, le case d'aste, le gallerie con gli artisti di arte contemporanea e come si crea il valore nell'arte contemporanea e quale sarà il futuro del mercato dell'arte contemporanea? E tutto questo lo faremo con i nostri ospiti che ora vi presento. Eccoci qua. Marco Canepa. Marco Buonasera a Canepa tutti. è proprietario della Galleria Canepa Neri e responsabile arte contemporanea dell'asta Boretto. Buonasera. Buonasera a tutti. Giada Forte, che è di Moretti Fine Art. Buonasera, Giada. Buonasera a tutti. Gloria Gatti, che è avvocato esperta d'arte. Buonasera, Gloria. Ciao. Daniele Palazzoli. Daniele Palazzoli, che è corresponsabile del Dipartimento Arte Moderna e Contemporanea della Casa d'Aste Cambi. Buonasera. Buonasera a voi. Filippo Pananti, che è amministratore delegato della Galleria Pananti Casa d'Aste. Buonasera. Pietro Ripa, Buonasera. private banker di Fideuram e direttore di Nuvole e Mercati. Buonasera. E Maurizio Vanni, che è museologo e storico dell'arte. Buonasera a tutti, buonasera Angela. Bene, ci siamo tutti. Allora, iniziamo subito a tracciare un quadro di quello che è l'arte contemporanea, anzi di come si è trasformato il mercato dell'arte contemporanea in questi ultimi 2 anni. Cosa è successo in questo periodo che possiamo definire post-Covid? E quali sono le tendenze in atto? Allora, io darei subito la parola a Pietro Ripa, perché Pietro Ripa, tra le altre, ha contribuito a scrivere un rapporto della Deloitte appunto sul mercato che ha tracciato un po' quello che è il mercato dell'arte contemporanea oggi. Quindi raccontiamo un po' che cosa è emerso. Grazie Angela, provo a sintetizzare al massimo effettivamente quello che è successo dal 2020, perché è un anno che ci ha sconvolto tutti le nostre esistenze, chiaramente per la pandemia, ma ha trasformato fortissimamente anche il mercato dell'arte. Con gli amici di Deloitte si è provato a sintetizzare quell'anno e si era cercato di individuare due termini, lato domanda e offerta, che avevano caratterizzato quell'anno. Si era parlato di incertezza, proprio perché c'era nel lato della domanda, era forse l'atteggiamento che meglio riassumeva così la sensazione che avevano avuto molti collezionisti, che palesavano inevitabilmente una minore propensione al rischio, sia nel comprare che anche nel proporre le opere sul mercato, e la flessibilità invece che c'è stata da parte degli operatori economici, quindi quella grandissima capacità, sto parlando evidentemente del lato dell'offerta, di proporre delle nuove modalità di vendita. E così si è visto ad esempio l'introduzione dell'asta ibrida piuttosto che delle aste cross category. Siamo arrivati quindi al 2021, un 2021 che torna in presenza, quindi l'arte torna a essere vissuta,
E vediamo che anche qua abbiamo sintetizzato per due termini prevalentemente. Diffusione sul lato della domanda, perché si è visto un grandissimo interesse su nuove tipologie di opere che sono state richieste, quindi abbiamo visto ad esempio l'esplosione dell'arte cripto, ma abbiamo anche visto una proposizione di oggetti di moda, di sneakers, di cimeli sportivi e musicali, quindi quello che usciva un attimo da quello che era la consolidata proposta che noi avevamo. E invece abbiamo avuto anche il termine di innovazione, per cercare di riassumere quello che è stato il lato dell'offerta, cioè si è visto che il processo di digitalizzazione che è stato utilizzato dai vari operatori economici è proseguito ed è stato utilizzato non solo per mantenere vive le relazioni con i clienti, ma anche per svilupparne di nuove. Si è parlato allora, si è usato questo neologismo che è digital, cioè quel mix di virtuale presenza in sala che ha sintetizzato la crescente ibridazione che abbiamo avuto nel mercato, nel mondo dell'arte. E così il 2021 è stato un anno eccezionale da un punto di vista fatturato, di vivacità, si è tornato non solo a superare quelli che inevitabilmente sono stati i risultati del 2020, ma si è tornati addirittura ai livelli del 2017, cioè quei livelli che erano stati particolarmente brillanti anche perché sostenuti da opere particolarmente apprezzate dal mercato, quale, ce lo ricordiamo tutti, il Salvator Mundi, senza avere però delle opere così iconiche come sono state, come è stato ad esempio il Salvator Mundi. Va detto però che l'anno scorso ci sono state due collezioni private che sono state vendute, che sono la collezione, soprattutto, almeno la più importante, è stata la collezione McLowe, che ha fatto in due incanti diversi, che ha realizzato il nuovo record per collezioni private. Arriviamo dunque ad adesso. Adesso chiaramente è difficile individuare quelli che saranno i punti cardinali del mercato del 2022, che è ancora in atto, e del 2023. Sicuramente si stanno consolidando una serie di situazioni che noi abbiamo già visto nel 2021, ad esempio questo interesse dell'arte nel sociale, soprattutto in quella che vengono chiamati i BIPOC, cioè l'arte dei Black, Indigenous and People of Color, a testimonianza dell'interesse dell'arte in tutte quelle tematiche di diversità e di inclusione. Ed è logico che continuerà quest'anno, ma anche l'anno prossimo. Un secondo punto cardinale potrebbe essere la proposizione di collezioni private, cioè la collezione Paul Allen a novembre, che dovrebbe raggiungere, che è stimata, che chiuderà, che batterà, che esiterà a $1 miliardo, quindi potremmo avere un nuovo record. Ricordiamoci che la collezione McLowe aveva fatto $922 milioni. C'è una grandissima crescita dei compratori asiatici, nonostante quello che è stato un lockdown che ha interessato parecchi cinesi, ma i compratori asiatici stanno crescendo tantissimo e comprano anche arte dal gusto tradizionalmente occidentale. E poi sempre più gli operatori economici si stanno orientando sui nuovi millennials, perché tutta l'economia digitale ha creato di fatto una nuova categoria di ricchi, soprattutto under 40, che in qualche modo gli operatori economici vogliono corteggiare, uso questo termine. C'è un però che chiaramente è capire quanto la crisi che si sta sviluppando potrà mordere e incidere anche sul mercato dell'arte, ma questo magari lo vediamo dopo. Quindi possiamo dire che quindi c'è stata molta rivitalizzazione in questo mercato dell'arte contemporanea in quest'ultimo anno, proprio 2021 soprattutto, grazie anche alla tecnologia e anche alla formazione di nuova ricchezza. Maurizio Vanni. No, il microfono. Maurizio deve azionare il microfono. Il museo si adatta
al cambiamento. Potrei sovrappormi a Pietro, praticamente, perché tutte le questioni non problematiche, le questioni che ha affrontato e ci ha proposto, poi alla fine corrispondono con le nuove missioni e le nuove funzioni di un museo. Il museo che guarda l'inclusione, il museo che guarda a un approccio meno impattante, ambientale, ecologico, è un museo che guarda anche gli artisti che comunque hanno a che fare con queste discipline. Il museo che guarda l'interdisciplinarietà, il museo che guarda millennials, di nuovo si accosta agli artisti che in qualche modo hanno questo tipo di proposta e questo tipo di progettualità. Quindi nuove modalità espositive, nuove modalità percettive e nuovi progetti. Quindi alla fine oggi anche il museo non può discostarsi dalle tendenze del mercato. Un direttore o un board dirigenziale non può non avere all'interno, non collaborare con i protagonisti principali del mercato, anche le figure che lo muovono nel mercato. Sarebbe folle altrimenti. E tutto questo gira perché il cliente di una galleria è anche il cliente di un museo, come ovviamente a livello percettivo e visitatore, che deve essere fidelizzato come una struttura commerciale. Quindi il museo diventa impresa in questo caso e non può discostarsi troppo da quelli che sono, diciamo, gli obiettivi, gli approcci e le linee guida di una struttura privata commerciale. Quindi un commerciale che diventa didattico, quindi una parte di mercato che diventa propedeutica, e un museo che fa arte contemporanea non può non seguire le tendenze, che non vuol dire, diciamo, abbassarsi in modo passivo, ma vuol dire anzi portare un contributo. La nuova definizione di mercato di museo parla di ricerca, selezione, parla di indagine, ovvero dà una nuova opportunità alle mostre temporanee, alla mostra di ricerca. Ed ecco che qui possono venire fuori delle situazioni sinergiche veramente interessanti. Quindi devo dire che Pietro poteva tranquillamente declinare la sua proposta a un museo, e basta cambiare poi alla fine alcune parole e funzionava perfettamente. Quindi ripeto, oggi un museo, Angela, oggi un museo non può non guardare il mercato, non può non essere consapevole di farne parte e non può non entrare in una progettualità sempre più internazionale e interdisciplinare. Quindi praticamente tutto questo in quest'ultimo periodo, cioè anche quindi anche il museo è diventato, ha acquisito una funzione molto più imprenditoriale nel... Allora, il museo non vende, naturalmente, è un approccio gestionale imprenditoriale, e comunque per adempiere a un servizio pubblico, per essere parte di un meccanismo integrale e integrato, deve comunque essere spalla d'appoggio anche di professionisti di chiara fama. Quindi il museo rimane comunque un servizio pubblico per persone che devono fare esperienze, ma non può ignorare completamente ciò che faceva, che fa un antiquario, un gallerista, un esperto, e non può ignorare ciò che succede nel mondo. Ecco, vediamo allora che cosa, come si stanno comportando i galleristi, le case d'aste, cioè che tipo di offerta adesso stanno preparando nell'arte contemporanea. Allora, Marco Canepa. Eccomi. Sentiamo, perché tu hai assistito anche all'ultima asta, no? E quindi sì, proprio oggi. Cosa è successo? Quali sono le tue osservazioni? Ma è successo che l'asta, direi, ha avuto un grande successo. Scusate il gioco di parole. È andata molto bene, le vendite sono state ottime, e ci sono però dei piccoli nei, che sono quello che il mercato italiano è concentrato soprattutto su due o tre nomi, che sono i soliti, appunto Salvo, Boetti e qualcun altro, che ha avuto un ritorno al Novecento, figurativo, quindi una specie di tentare un collezionismo conservativo, buttarsi in un collezionismo più rassicurante, e questo forse è dovuto anche alla situazione economica, geopolitica, quindi probabilmente la guerra e anche il Covid, perché questo è già successo subito dopo il Covid, ancora prima che scoppiasse la guerra. E poi che ci sono tanti stranieri, tantissimi, in Francia, in Inghilterra, negli Stati Uniti, che comprano, e comprano a prezzi molto più alti rispetto agli italiani. Ho trovato un po'
seduti i collezionisti italiani, un po' fermi, un po' imbarazzati, appunto, solo concentrati nell'acquisto di opere del Novecento. Questo un po' è già un po' che si nota, sono più o meno 2 anni. Difatti, a mio avviso, il discorso che faceva prima Pietro va benissimo, è perfetto, però c'è proprio una differenziazione di utenza, di utenti. Ci sono proprio i compratori del contemporaneo, che il contemporaneo io intendo gli ultimi 30 anni, che sono una fascia di acquirenti specifici, che sono anche quelli asiatici, e ci sono poi i compratori invece del moderno, che sono, a mio avviso, una fascia di persone già di una certa età. Ho visto veramente pochissimi giovani in quest'asta ad avvicinarsi alle opere e comprare opere. Quindi c'è proprio una divisione netta tra quello che è il contemporaneo, il moderno e poi naturalmente gli NFT, perché gli NFT, che sono questo nuovo campo collezionistico, anche quello un compratore a parte, un compratore a sé, che non è il compratore che ama prendere il quadro e portarselo a casa. È un compratore che compra normalmente un virtuale e quindi non è neanche interessato alla concretezza. E quindi è proprio un concetto completamente diverso, distante dal vecchio concetto collezionistico: prendo il quadro, lo scelgo magari anche con mia moglie e lo metto in casa e me lo godo. E poi c'è un nuovo collezionista, che è il collezionista un po' speculatore, che è il collezionista che compra il quadro e giornalmente guarda quelli che sono i risultati per poterlo immettere sul mercato, che è proprio una nuova clientela, perché il vecchio collezionista difficilmente era disposto a vendere il quadro, disfarsene, lo tiene tutta la vita praticamente. Questo nuovo collezionismo cosa ha fatto? Ha fatto sì che comunque il mercato si è implementato, ma tantissimo, perché dal 2000 ad oggi il mercato dell'arte si è duplicato come cifre, quindi vuol dire che da una parte ha fatto anche bene al mercato questo nuovo, diciamo, collezionista aggressivo, perché alla fine questo prendere e rimettere crea un turnover, che è il mercato, dà beneficio al mercato, creano situazioni positive. Quindi, ricapitolando, abbiamo diversi soggetti che comprano e sono tutti abbastanza incanalati, sono come delle camere stagne: il moderno, il contemporaneo, l'NFT e poi i collezionisti naturalmente più agguerriti. Comunque non sono gli italiani. Io gli italiani in questo momento li trovo abbastanza statici e impauriti, molto impauriti. Molto impauriti anche, e dobbiamo dirlo questo, dall'aggressività fiscale. Questa è sicuramente una delle cause, forse, del depauperamento del collezionismo, perché in Italia il collezionista che compra è un soggetto a rischio, e questo purtroppo dovrebbe essere un argomento dibattuto dall'Associazione delle Gallerie nei confronti appunto del fisco e di chi fa i controlli, perché questa è una situazione molto penalizzante, perché alla fine cosa Guarda, succede? il fiscale chiaramente penalizza molto, però volevo vedere un attimo, sentire anche il parere di Pananti, Filippo Pananti, appunto anche soprattutto su questa divisione che hai fatto tu dei collezionisti, collezionisti italiani, collezionisti esteri, collezionisti giovani, cioè che hanno delle propensioni millennials, che hanno delle propensioni diverse nell'acquisto. Allora, Filippo Pananti, cosa ne pensi di quello che ha detto Marco Canepa? Penso che
ogni quadro ha il suo chiodo. E quello che noi proponiamo, le forme di collezionismo, non si può analizzare attraverso la nostra singola esperienza. Il mercato, come diceva giustamente Marco, è un mercato ridotto, è fatto di niente rispetto al mercato estero. Quando si ha la fortuna di presentare delle opere che funzionano all'estero, ci accorgiamo di quanto siamo piccoli noi. Però io con chi basta oggi, ma venerdì, vedo un collezionismo stanco, è un la vendita, essendoci sempre più potenti, il web, sento male. Queste cose, purtroppo si sente male la tua. Un mucchio così grande che si colpisce, si arriva sempre a colpire l'obiettivo. È un collezionismo strano, dovessi dire quale gli artisti sono i collezionisti, non lo saprei dire, spendo, e non è poco. Non mi riesce a rimettere tutto nelle mani. Purtroppo la trasmissione non funziona. Bene. Devo saltare la linea. Però sì, salta molto la linea. Però abbiamo capito quello che volevi dire. Allora, Gloria, sentiamo intanto Gloria Gatti. Dunque, sì, io ho qualche valutazione un attimino differente, da più tecnica, diciamo. Nel senso che più che un tema di paura di essere attenzionati, perché si colleziona e quindi si diventa un soggetto ricco e tolle, quindi passibile di controlli fiscali, noi abbiamo sempre una zoppia che ci rende poco attrattivi per i collezionisti internazionali, che è una fiscalità di sfavore. Quello, e quindi questa tanto. Cosa ci penalizza in un mercato mondo ormai globale, perché anche la più piccola casa d'aste oggi è sui portali internazionali dei database tipo Live Auctioneers, piuttosto che Invaluables, piuttosto che Art Price, e quindi anche quella che era una casa d'aste che aveva un bacino di collezionisti suo, oggi può avere un palco che può essere il collezionista cinese o coreano, però è chiaro che la tassazione incide in maniera pesante. Abbiamo chiuso domenica Pari Plus e abbiamo visto cosa vuol dire avere un governo che considera uno settore strategico per la sua nazione lo sviluppo dell'arte. Purtroppo l'Italia ha scontato 15 anni di purgatorio e di ministero Franceschini, in cui noi siamo stati un po' panda, e quindi quel poco che abbiamo ottenuto è stato veramente molto poco per essere competitivi, perché nel momento in cui Londra è uscita dal mercato come big player competitivo per via della Brexit, cioè, si è aperto una guerra tra Amsterdam, Parigi, e sicuramente se non Milano, Venezia aveva un'attrattività luogo che poteva portare un grande collezionismo anche a livello di big spender. Noi non siamo stati capaci, cioè a Parigi hanno fatto il Palais Éphémère, che voglio dire gli ha permesso di supplire una deficienza di spazio e ristrutturazione per dare palco a una fiera Basel che ha un nome e che ha scelto un luogo dove ha trovato una fiscalità favorevole e ha trovato una attenzione politica, cioè Macron è andato all'inaugurazione di Pari Plus. Quindi noi non abbiamo questo, poi voglio dire, a prescindere dalle politiche, abbiamo un momento di grandissimo ribaltone in questo momento, quindi non è detto che questo governo finalmente non modifichi un atteggiamento nei confronti di questo mercato, che non produce soltanto un reddito limitato a sé, ma produce un reddito di indotto, di turismo, di collezionismo derivato, chiamiamolo così, di merchandising, di identità, che porta molto valore a una nazione. E poi c'è una cosa a parte, che oggi è il fenomeno digitale, gli NFT, che ha deflagrato, questo è, ed è secondo me è stato molto bello, devo dire, io ci ho lavorato tanto, per distruggere un meccanismo di sfruttamento di un sistema che sfruttava l'artista in danno del gallerista, quindi totalmente disintermediato, totalmente privo di curatela.
cioè privo di qualcuno che interpreta per te l'opera. Tu la guardi, ti piace, non ti piace, bello, brutta, ma è quello che vedi, con i limiti che può avere l'opera vista via web, per cui quella della riproducibilità fotografica è a discapito di molte opere che possono essere non così, come dire, intriganti da un punto di vista fotografico e visivo. Però ha scardinato un sistema e ha reso l'artista protagonista e padrone di se stesso. Quindi è un tema che secondo me noi non possiamo più sottovalutare neanche in un mercato secondario. Quindi oggi che siamo in uno scenario di guerra, perché paradossalmente, cioè, abbiamo le sanzioni, abbiamo quintali di aste di collezionismo sovietico, abbiamo una serie di collezionisti importanti sovietici che non possono più comprare per via delle sanzioni, quindi la politica sta condizionando in maniera molto importante quello che può essere il mercato. Però il digitale è molto più libero di queste cose, sulla sostenibilità e l'inclusività dell'artista nero o haitiano. Io sono tornata domenica sera dalla Biennale e ho trovato una Biennale forzatamente ipocrita, inclusiva e shining, cioè online. Mi va bene un NFT se devo vederlo glitterare, ma alla Biennale non mi posso vedere un tappeto che mi sembra il sud di Marrakesh in un padiglione curatoriale perché è fatto da un nero. Cioè l'arte deve prescindere dal sesso, dal colore, dall'orientamento sessuale e dalla collocazione geografica di un artista. C'è la qualità e c'è la pessima qualità. Quindi se c'è un artista, abbiamo visto Adrian Ghenì, per esempio, un artista rumeno che ha avuto grandissimo successo, ma che ha una grandissima qualità, un lavoro fortemente ispirato a Francis Bacon e a Lucian Freud, ma una grande pittura, una pittura potente. Molta di questa arte afro, secondo me, è proprio una roba, cioè, tra la sud di Marrakesh e una certa arte africana, io non ci vedo nessuna differenza, se non che si tratti di artista nero, di colore, e che fa colore. Quindi io lo guardo online e vedo Frizzi e Lazzi, però poi me lo porto a casa, e come quando vado a Marrakesh mi compro 4 lanterne, 2 tappeti, tengo una settimana, poi li metto in cantina e dico, vabbè, sapete cosa c'è? L'odore del viaggio è stato bello, però la mia vita e la mia casa è un'altra. Cioè io voglio qualcosa che dica qualcosa di profondo, non un artigianato un po' più sofisticato. Ecco, io la vedo così, poi magari sarò unfair. Ecco, magari su questo facciamo parlare Daniele Palazzoli. Cosa ne pensi di questo che ha detto? No, allora, secondo me, diciamo che sono un po' intercambiabile con Marco e anche con Filippo, no? Perché lavorando in una casa d'asta, poi sono d'accordo che ognuno ha la sua esperienza. Io penso che la fiscalità sicuramente ha un'importanza più in vendita, per quella che è la mia, così diciamo, il mio confrontarmi con i collezionisti, no? È più spaventato quando deve vendere qualcosa che ha in casa da anni e non può dimostrare che ce l'ha in casa da anni. Se poi uno compra con una sua bella fattura e rivende, alla fine può dimostrare quando l'ha comprato. Chiaramente bisogna stare sempre nei limiti della legalità se si fa il collezionista e non si fa lo speculatore. Sono d'accordo sul fatto che, anzi, io penso che il collezionista vero non ci sia quasi più, nel senso che, come diceva anche Marco, chi colleziona al moderno spesso è una persona di una certa età, attaccata a certi valori, che sicuramente preferisce l'arte del primo Novecento, a mio parere non necessariamente italiana, ma comunque del primo Novecento o fino al dopoguerra, e queste persone sicuramente comprano, e secondo me se hanno i mezzi ancora oggi non si fermano alla battuta tot, perché fanno un calcolo sulla base di quello che i motori di ricerca dicono che quel quadro vale, perché ormai molti quando comprano hanno davanti il telefono e veramente a volte sembra quasi che facciano dei calcoli matematici in base alla misura e all'anno, mentre invece di fatto, a mio parere ovviamente, ogni opera d'arte è a sé. Condivido il pensiero di Gloria sulla qualità, anche se secondo me sull'arte contemporanea è soggettiva, nel senso che essendo contemporanea
non so quanto potrà sicuramente essere arte in futuro, nel senso che il tempo comunque ha un suo peso nello stabilire delle gerarchie, no? Quindi secondo me l'arte contemporanea, come dice Marco, degli ultimi 30 anni è più moda, è più speculazione e quindi è più in mano a chi ha il potere. E quindi un po' diventa quasi anche un influencer chi ha il potere, perché ti dice questo è da comprare, guarda quanto fa in asta, seguilo. Adesso, come diceva Marco, in Italia stanno pompando molto Boetti e Salvo soprattutto, e difatti anche a me, non dico che mi chiamano tutti i giorni, ma spesso mi dicono hai un Boetti, hai un Salvo, mentre magari già 10 anni fa Salvo non lo volevano neanche vedere, Boetti costava la metà. Quindi per quanto riguarda l'arte invece africana, sono d'accordo con certe cose che dice Gloria, perché rientra nella moda del momento. Poi ci sono artisti che magari a me possono piacere e altri meno, ma lì credo che veramente sia un discorso soggettivo, no? Nella maggior parte dei casi. Per quanto riguarda, chiudendo il discorso e tornando all'inizio, la fiscalità, per me è assolutamente vero che è, come si può dire, molto pressante, però non credo che blocchi l'acquisto, perché ad esempio noi come Cambi abbiamo avuto diverse volte opere notificate, fare il doppio della stima, e che proprio comprare un'opera notificata tanto in teoria è la cosa più sbagliata che c'è, perché l'opera d'arte diventa una casa, tu se la compri devi dire dove la metti, se la puoi spostare, se devi restaurarla devi chiedere il permesso, se la vendi devi dire a chi, non diventa più un bene mobile, diventa quasi un bene immobile, non so se mi sono spiegato. Ecco, Maurizio Vanni, tu volevi intervenire? Volevi aggiungere qualcosa? Semplicemente condivido quasi tutto ciò che ha detto Gloria Gatti. Volevo specificare, e qui da storico dell'arte, che è fortemente soggettiva la scelta, che d'accordo è un po' moda adesso l'esposizione africana del tappeto oggetto artigianale, però a me per esempio potrebbe non interessare un artista grandioso che in qualche modo si riferisce a Freud o Bacon, perché ho già visto queste esperienze, vorrei vedere qualcosa di nuovo. E l'altro aspetto che vorrei precisare è che comunque gli artisti anche non legati all'NFT e a criptoarte, adesso i millennials saltano pari pari il volersi fare interpretare. Ormai l'artista, se protetto dalla galleria, attenzione, la galleria è importante. Quando mi sono trovato nei board internazionali a proporre artisti italiani e europei a musei non europei, a me chiedevano i direttori ma con quale gallerie lavorano? Ai, questa galleria non è all'altezza, forse l'artista non ci interessa. Quindi l'artista più giovane, comunque appoggiato o brandizzato dalla galleria importante, a questo punto può permettersi curatori che non spiegano ma accompagnano con proposte più innovative. E ripeto, se tu compri un tappeto per poi metterlo nella cantina, è un problema tuo, ma ovviamente ognuno credo metta in gioco, se non è un investimento, anche mi piace pensare ancora un po' di cuore, un po' di romanticismo, ammesso che non sia un investimento vero e proprio. Tutto qua. Quindi praticamente tu stai dicendo che la galleria ha un peso determinante nel promuovere un artista di arte contemporanea, quindi Non c'è Leo Castelli, ma ci sono altri nomi importanti, ma ci sono anche qui connessi personaggi talmente importanti che possono fare la differenza e possono accompagnare gli artisti in un museo. Io stesso, nei musei che ho diretto, ho sempre avuto piacere che un artista giovane avesse alle spalle una galleria seria e importante, perché era una garanzia. Dicevo tra me, questo non sparisce tra 5 anni, perché ha un progetto alle spalle, perché ha un team alle spalle, crescerà sicuramente e lo difenderà. Quindi era una doppia garanzia, qualità e diciamo persistenza nel tempo. Posso dire una cosa? Posso intervenire un attimo riguardo a quello che ha detto prima Gloria per quanto riguarda gli artisti africani, che c'è sempre stato comunque nell'arte contemporanea. Prima abbiamo avuto i cinesi, abbiamo avuto i giapponesi, abbiamo avuto gli indiani, adesso abbiamo gli africani. Mi sembra una cosa comunque abbastanza fisiologica, questo c'è sempre stato. Per quanto riguarda invece il discorso dell'importanza della galleria, c'è da sottolineare, questo mi dispiace dirlo, che molti collezionisti non sono autonomi e quindi hanno sempre bisogno dell'influencer, hanno bisogno di colui che gli dà il suggerimento, e comunque il suggerimento è sempre dettato dall'importanza della galleria, perché
Ora, non voglio fare nomi, ma se l'artista ce l'ha De Carlo sicuramente è valido, se ce l'ha Cane Paneri non è valido perché è una galleria. Quindi andiamo anche un po' a vedere il del perché di questo, proprio perché il collezionista spesso è un collezionista, e mi dispiace dirlo, impreparato, perché si prepara attraverso Instagram, si prepara attraverso una lettura superficiale, ma non ha la conoscenza approfondita e biennale e Lione e Oslo, perché comunque è anche lavoro, è impegnativo e comunque anche qualcosa naturale, perché l'istinto naturale è quello di avvicinarsi alla contemporaneità. Non è facile leggere un quadro contemporaneo perché ci sono tanti artisti che sono mediocramente bravi, e quindi distinguere quello veramente bravo, quello che sia figlio del proprio tempo e che rimanga e che abbia qualcosa da dire, e non è assolutamente semplice. Poi c'è un'altra cosa, che naturalmente il Perrotin, il De Carlo o che ne so, qualche altro gallerista che riesce a imporlo a livello internazionale, automaticamente si crea. Prima dicevo che fra i 50 artisti più venduti nell'arte contemporanea c'è solo un italiano, che è Stinger, che è un artista che ha lanciato De Carlo. Non ce ne sono altri, neanche Cattelan è tra i primi 50, mi sembra che sia al 180° posto tra gli artisti più venduti. Questo cosa vuol dire? Che il nostro sistema, sia di galleria che quello museale, perché purtroppo, te lo devo dire, Maurizio, giusto? I musei in Italia non ci sono per quanto riguarda l'arte contemporanea. C'è Rivoli, che io ci sono andato recentemente, c'erano due persone, forse neanche. C'è Peci Prato, che ormai non fa più niente. E cos'altro c'è? Quali sono i musei? Maxi a Roma. Sì, vabbè, ma d'accordo. Ma intanto acquisizioni e opere ne fanno veramente pochissime, e comunque sono sempre anche molto pilotate, forse, non lo so, adesso non voglio entrare in questa polemica perché non ne ho voglia, però non c'è neanche lì libertà di scelta, perché lei, la Gatti ha citato Franceschini, ma quale autonomia di acquisto può avere Franceschini, un team di Franceschini? Cioè non ci sono delle persone preparate nel campo della politica, dell'amministrazione, di dire cosa comprano i musei. E poi comunque musei, scusatemi, non ce ne sono veramente. A me non risulta che ci siano dei musei in Italia d'arte contemporanea che possano fare tendenza, assolutamente. Ecco, direi che adesso farei parlare Pananti e Giada Forte, che si sono, ecco, Pananti, Filippo Pananti, volevi dire qualcosa però sulla fiscalità, riprendendo l'argomento della fiscalità. Mi sono perso. Hai tanti argomenti interessanti. Ma si sente la mia voce? Sì, male. Ora sì. Si sente la mia voce? Ora sì. Ora no. Era un discorso molto banale, del resto sono banale. Ma la fiscalità, ma se il nostro mondo è il mondo dove ci sono operatori, non noi, non questi presenti ovviamente, che non paga le tasse né di fiscale. Tutti noi si conoscono. Non ti si sente, Filippo? Non mi senti, sente. No, si sente ora. Il più bello salta. Allora parlate voi, vi ascolto. È la connessione, secondo me, ti si sente a scatto. No, non è la connessione, è il microfono. Prova a mettere delle cuffie. Comunque, la cosa fiscale faccio intanto parlare Giada Forte, poi riprendiamo il discorso. Giada, dai. Accendi il microfono, però. Mi volevo rilacciare al discorso dei collezionisti, che anche per l'antico vale, cioè nel senso che molte volte i collezionisti non sono seguiti da gallerie che vendono soggetti validi, dipinti validi di qualità, ma magari vengono indirizzati verso opere magari minori, di scarsa qualità, e questo porta poi che il collezionista si fida anche poco poi di comprare, perché magari se dopo 10 anni vuole rivendere l'opera che aveva acquistato e la va a proporre alle case d'aste, poi la casa d'asta gliela
gliela valuta meno rispetto al prezzo con cui l'avevano acquistato, giustamente dopo si sentono fregati e quindi hanno più timore nell'investire di nuovo su arte antica. E poi riguardo anche sull'Africa, adesso diciamo che anche nell'arte antica si cercano, sono più ricercati dipinti antichi con temi particolari, ad esempio anche con soggetti africani, come abbiamo portato noi recentemente a Frise in collaborazione con Hauser & Wirth, abbiamo creato questo stand dove accostavamo contemporaneo e antico per far vedere come comunque ci potessero essere anche delle commistioni tra opere contemporanee, super contemporanee e opere più antiche. Certo, non l'opera barocca, ma magari l'opera d'arte, un fondo oro, può risultare comunque molto in sinergia con delle opere contemporanee. Sì, questo aspetto. Dunque, io volevo capire, Pietro, da Pietro Vizzala, abbiamo parlato di tante cose, soprattutto anche di questa differenza dei collezionisti, di quello che interessa al collezionista. Angela, posso fare una provocazione? Sì. Perché ho sentito con molto piacere l'intervento di Gloria. Parlo da uomo di finanza, per cui mi si scuserà veramente questa impostazione banalmente basata sul guadagno. Però secondo me, faccio questo spoiler, mi posso trovare d'accordo con quello che dice Gloria, cioè dal mio punto di vista, ma questa è una visione soggettiva, personale, in questo momento c'è un interesse forse nato, forse anche troppo, verso quella che io chiamavo prima l'arte bipoc, perché è la moda del momento. Ma l'arte contemporanea, inevitabilmente, secondo me dobbiamo distinguere quella che è la visione soggettiva che abbiamo dalla visione del mercato. La visione del mercato è fatta da operatori di mercato che inevitabilmente sosterranno determinati movimenti, determinati artisti su cui si può fare una maggior marginalità. Uso questo termine volutamente finanziario. È come quando io devo andare a comprare un'azione di una società. Mi andrò a comprare una società magari che sta andando male, che ha molta più possibilità di margini di upside rispetto a una società di un'azienda che invece è già al massimo, perché inevitabilmente non potrà garantire questi livelli di efficienza nel corso del tempo. Quindi secondo me ci possiamo meravigliare fino a un certo punto di quello che sta accadendo, anche perché dobbiamo distinguere che inevitabilmente la categoria dei buyer si divide tra chi acquista per gusto, per passione, per studio. Inevitabilmente questa è una classe che non dico che non ci sia, ma è, come dire, sempre inevitabilmente in riduzione rispetto a chi acquista per status symbol. E questa categoria invece di buyers è quella che inevitabilmente seguirà le mode del momento, che comprerà con la stessa facilità un'opera di un artista che in quel momento è sulla breccia, come magari nell'asta dopo ti compra le scarpe di Messi per 125.000 pounds o per 500.000 quelle di un famoso cestista americano. Cosa si compra? Si compra, qualcuno l'ha detto prima, l'influenza che quell'oggetto ti può dare in quel momento storico. È criticizzato, evidentemente no, ma questo è un problema secondo me che non è così importante per chi ha comprato. Scusa, ma che cosa vuol dire si compra l'influenza che un oggetto ti può dare? Certo, si compra per status symbol, si compra per poter dire io ho comprato quell'oggetto che in quella fase di mercato, quella fase storica, aveva una grande importanza, rivestiva un grande prestigio sociale averlo. È giusto o sbagliata? Secondo me non è questione di... Cioè, se si vuole applicare sul mercato la logica della critica d'arte, secondo me si fa un errore, perché il mercato non è un museo. Il mercato si muove secondo quelle che sono le marginalità che sa esprimere e deve attrarre le persone che possono comprare maggiormente, che possano dare maggiori soddisfazioni ai venditori. Ecco perché si sta andando a targetizzare e anche a corteggiare una categoria di persone, di nuovi ricchi, che magari, ecco, col mondo dell'arte non è ancora così a pezzo. Può fare orrore, lo ammetto, per chi vive un pochettino più il mercato dell'arte da un punto di vista di critica, però è il mercato.
Allora, vi faccio una domanda. Come si scelgono gli artisti di arte contemporanea? Perché adesso abbiamo parlato del collezionista che cerca, che tipo di ricerca fa e da che cosa è tratto, ma i musei, le case d'aste, le gallerie, come cercano gli artisti di arte contemporanea? Cioè, su Angela, mi infilo io perché riprendo di nuovo il discorso di Pietro, che questa volta non condivido completamente, perché qui invece mi aggancio con piacere a Gloria, ovvero l'oggetto status symbol che influenza era quello prima della pandemia, in fondo, dove si comprava la storia, si comprava qualcosa che comunque non arretrava nella quotazione, perché era il Fontana, il Manzoni o il Burri, faccio tre nomi italiani perché è viva anche l'arte italiana, diciamo, recente, che comunque mi davano sicurezza. Ora, da una parte, io ho avuto un primo monito del cambiamento, perché ho chiesto un'opera in prestito per una mostra museale e ho scoperto che anche le opere di arte, diciamo, concreta, di un dipinto, era tokenizzato. Cosa significa? Aveva sei proprietari. Quindi ho fatto una richiesta a sei proprietari che avevano parcellizzato l'opera e se l'erano comprata. Cambio di tendenza. E poi i nuovi ricchi, lasciamo stare il mondo russo, mondo arabo, mondi altri, che forse in modo incosciente magari hanno la possibilità di comprare uno stock 12.000, 1.000 opere di un artista e se lo coccolano e se lo lanciano per conto proprio, comunque fanno un board, fanno... Beh, ci sono ormai, diciamo, i fondi di investimento anche arte contemporanea, moderna e contemporanea. Ovvero, Pietro, mi piace pensare, anche se il tuo discorso è logicissimo, ma lo voglio sperare che sia un po' sbagliato, non dando potere ai critici, che un pochino esistono ancora, ma per credere che qualche artista sconosciuto, qualche 25enne, bravissimo davvero, che non faccia NFT, che non sia di moda, abbia ancora chance se supportato da un progetto di valorizzazione serio, concreto, difendibile e credibile. È possibile secondo voi? Poi lo faccio anche io una domanda. È un museo oggi, d'accordo, in Italia non ci sono musei di arte contemporanea, ma ci sono sei dispositive più o meno blasonate, più o meno interessanti. Cioè, alla fine... Anch'io chiedo da una persona, io ho diretto per 20 anni i musei, davvero come sceglie? Angela, anch'io faccio questa domanda, veramente la mia provocatoria, perché comunque io ho sempre scelto con il mio criterio, ma esiste un criterio universale? Potrebbe esistere? E potrebbe esistere un board interdisciplinare? Chi è che vuole rispondere? Ma guarda, io ti racconto, vuoi rispondere tu, Daniele? No, allora, vai. Io vi racconto la mia esperienza personale, perché io comunque faccio scouting, vado in giro per il mondo, vado nelle accademie, ma nell'Accademia Berlino, nell'Accademia New York, e quando fanno l'Open Day vado a cercarmi gli artisti, li valuto. Poi mi appoggio a Instagram, perché Instagram è una fucina sicuramente importante, dove puoi trovare gli artisti, li valuti, ti ci confronti, ti ci relazioni, e quello è un gran sistema. Certamente l'appoggio museale è fondamentale per lanciare per un artista, perché chi dà la consacrazione a un artista è il museo. E per quello torniamo nel discorso che si faceva prima. E se non abbiamo quei musei che possono consacrare gli artisti, i nostri artisti, perché i nostri artisti italiani, mi dispiace dirlo, ma nel contemporaneo si contano su una mano quelli che sono usciti, e se volete ve li dico, Catalan, Vezzoli, e Stinger, e poi chi? La Favretto, la Paola Pini, e poi chi altri? Che sono a livello internazionale, che hanno un mercato, ditemene un altro. Sono 5 su 20 anni, 30 anni, quindi sono 3-4 generazioni. Sono pochi, perché io vedo anche quegli artisti più conclamati come Cecchini, quando poi lo metti nelle aste, va invenduto. E quindi c'è qualcosa che non funziona in questo sistema italiano, dalla galleria al museo, alle case d'aste, al mercato, perché adesso sta diventando anche, non di moda, proprio un sistema, passare dalla galleria all'asta direttamente, o addirittura dall'artista all'asta. Si crea una lista d'attesa e poi si mette un quadro in asta
che va a qualsiasi cifra, perché naturalmente quel poveretto di collezionista che vuole comprarsi un quadro e non gli è permesso, perché adesso quando ti vedono un quadro ti dicono: ah, ma fammi vedere il tuo pedigree, fammi vedere cosa hai in collezione, o comunque se vuoi questo ti devi comprare anche quello che, diciamo, è sottoprodotto. Quindi si sta creando un sistema un po' perverso, diabolico, e nel momento in cui io ti metto il quadro in asta sono tutti lì che non vedo l'ora di comprarlo. Quindi si crea un sistema che va proprio da, o dal produttore al consumatore, o dal produttore al gallerista al consumatore, però passando dall'asta. E quindi questo È un po' perverso, perché io ve lo posso dire per testimonianza mia diretta, che se io voglio far andare un quadro a 200.000 e mi metto d'accordo con Daniele che anche lui lo faccia andare a 200.000, creiamo anche un po' una tendenza. Quindi c'è anche molta importanza da parte delle case d'asta in questo momento, in questo sistema, perché se mi metto d'accordo con il gallerista che tratta Adrian Gheni, come ha detto la Gloria, che nel giro di 10 anni da 20.000 è passato 1 milione, c'è qualcosa che non funziona, se costa più quasi di Fontana o costa più, che ne so, di Caravaggio, c'è qualcosa che non funziona in questo sistema. È un sistema perverso, è un sistema fatto di marketing, è un sistema fatto di complicità, di joint venture, che comunque portano anche a destabilizzare lo stesso sistema, a farlo implodere e a creare confusione nei confronti del collezionista. Ma come fa un collezionista a comprare Sarah Hughes o un artista che 3 anni fa o la Cecil Brown, che d'accordo, niente da dire, sono fantastici, che hanno avuto un aumento esponenziale. Questo è il tema principale. Con che criterio mi ci avvicino? Io collezionista giovane che magari ho a disposizione 30.000 euro, cosa faccio? Quindi possiamo dire che si tratta di un sistema chiuso, un sistema fatto di relazioni molto chiuso e comunque... Assolutamente sì, assolutamente sì, è certo. Ti dirò una cosa, che se io collezionista sono anche magari nel board del museo o finanziatore del museo, posso anche avere, diciamo, il mio potere, perché qua si tratta di soldi e potere, scusate, non c'è altro, soldi e potere, non conta altro. La capacità artistica poi verrà fuori, perché la bourgeois è venuta fuori a 70 anni, Alex Katz è venuto fuori anche lui a una certa età, ma qua non si tratta di valori artistici, qua si tratta di manipolazione, basta, questo è il sistema dell'arte. Scusate se sono così brutale, ma... È il sistema del mercato dell'arte. E certo, quello stai dicendo. Io concordo totalmente con quello che ha detto Pietro, cioè il mercato dell'arte per assurdo è un mercato, non è arte. Io che amo l'arte non mi ci rivedo nel mercato, però mica sono qua a contestare, non mi dà da vivere, per carità. Però assolutamente, se il mercato poi viene gestito in modo etico e quindi l'artista che tu spendi, non so, 200.000 euro per comprarlo, poi è supportato da dei risultati che non siano uno schema Ponzi, allora ben venga la speculazione. Quello che a me fa paura è vedere gente che ha speso 400.000 euro per un artista di 40 anni che adesso, se magari ne prende 30.000, è tanto, perché il problema è che c'è gente che segue, secondo me pedisseguamente, quello che gli viene detto da questi influencer, io li chiamo così perché cambiano un po' i metodi espressivi, no? Mediatici, e perciò ecco quello che a me spiace. Poi io non vedo niente di male nel portare avanti un progetto in una maniera anche aggressiva, se non fosse un qualcosa di fittizio, però assolutamente funziona come dice Pietro. Io mi rivedo al 100% con chi compra i ragionamenti che fa in quello che dice lui. Ecco, possiamo dire, magari come si diceva anche prima, quindi rimane nella crypto art, diciamo, dove si parla di NFT nell'arte digitale, c'è più spazio probabilmente per i nuovi artisti, proprio perché c'è più disintermediazione. Questa può essere quello che si poteva dire. Sì.
Bene, noi adesso siamo arrivati a 10 minuti dalla conclusione della nostra puntata, quindi in questi minuti che ci rimangono io cercherei di tracciare un quadro conclusivo, quindi a questo punto parlate tutti e cerchiamo di definire quelle che possono essere le nuove tendenze di questo mercato dell'arte contemporanea che abbiamo visto in Italia, molto chiuso, ristretto, di relazioni particolari, insomma. Non so chi è che vuole iniziare. Io direi una cosa, che abbiamo, non perché sia il mio mestiere, quindi non voglio portare l'attenzione su una roba che è proprio molto autoreferenziale, però ci siamo dimenticati che un tema fondamentale che abbiamo strisciato tutti, abbiamo parlato tutti stasera, ma non ne abbiamo parlato davvero, che però ha influenzato tutte le tendenze attuali, è il tema della autenticità, o meglio della certezza dell'autenticità. Perché le scarpe da tennis, no scusate, da basket del cestista famoso, il pallone del collectible di turno, perché l'NFT, perché la partitura di un disco, di una composizione musicale, perché è un autentico cimelio, perché non ci sono rischi che non sia vero. Perché l'NFT? Perché su blockchain? Perché Boetti? Perché da grande confusione Boetti da qualche anno ha un archivio d'artista che sta lavorando a una gestione dell'autenticità più diligente rispetto alla confusione che aveva contraddistinto all'eccentricità che aveva distinto il maestro Alighiero. Quindi quando anche un collezionista di pancia, di quelli che ci piacciono a noi, magari a Pietro meno, però comunque uno che si appassiona, si infiamma, si emoziona sempre, cioè, pur non volendo buttare i suoi soldi dalla finestra, perché magari domani avrà un figlio che dice: ma domani mia figlia mi direbbe: ah, ma non mi compri il cavallo perché hai comprato un quadro che oggi vale 2000 lire e non possiamo venderlo. Quindi c'è comunque un qualcuno nella nostra esistenza, che sia un figlio, un genitore, un tuo io, che ti dice, a meno che tu non sia Paris Hilton, che forse puoi fare quello che ti ritieni, però un tuo io in un tempo di mestizia come quella della crisi energetica, della guerra, cioè anche proprio di un mood interiore di non sprecare, almeno non comprare un fake. Ecco, io dico, noi abbiamo avuto e abbiamo grandissimi temi sul vero e sul falso, per cui la gente si rifugia anche per passione, per status, per prestigio, a comprare delle autentiche spazzature magari, però vere, piuttosto che un Modigliani controverso, piuttosto che uno schifano che ha due archivi, piuttosto che una vedova un po' sciagurata che oggi dice una cosa, domani dice un'altra. Cioè, noi abbiamo un tema di Italia e di mondo, perché io ho citato Bacon prima, e Bacon, cioè, oggi abbiamo il più grande processo dei falsi di Bacon nel mondo. E abbiamo una situazione che, per chi la conosce, è una follia pura, cioè un artista che ha avuto una galleria dominante, che è stata fatta fuori da un amico dell'artista per conflitto di interessi, che è un tema molto importante, perché non perché è mio, ma gli archivi non dovrebbero fare mercato, non dovrebbero condizionare il mercato, dovrebbero. E in questo caso tutto è stato fatto fuori per un conflitto di interesse da qualcuno che poi ha fatto del conflitto di interesse la sua fortuna e decide che cosa è buona e che cosa non è buona di Francis Bacon. Dico Bacon perché potrei dirne altri 120.000, ma domani quello va in disgrazia e tutti gli investimenti che abbiamo fatto sulla bontà, sulle scarpe da tennis, no, ho comprato le scarpe della Lidl a 9,90, non mi ricordo cosa costavano, le ho rivendute su eBay a 3.000, sono autentiche. Allora, ti interrompo un attimo perché dobbiamo correre per la chiusura. Allora, dimmi due parole soltanto su quello che può essere, secondo te, i punti rilevanti di come va questo mercato. A me? Due parole, così mi assumo. Io mi auguro, e sinceramente, mi auguro davvero per l'Italia, è una maggiore attenzione politica. Mi auguro che l'Italia possa uscire dal fanalino di coda del mondo dell'arte, perché prima o poi qualcuno si renda conto che noi possiamo avere ancora un potere di condizionare, perché qui abbiamo parlato di sfera di influenza. L'Italia oggi
quello che può condizionare su tutti i morti sottoterra da generazioni, quindi non siamo... Quindi diciamo la ricerca di una maggiore attenzione politica sul mercato dell'arte. Sì. Daniele Palazzoli. Sì, no, sono d'accordo con Gloria, nel senso che un artista italiano farà sempre più fatica a emergere internazionalmente proprio per come è strutturata tutta la burocrazia che c'è dietro al prestito di un'opera d'arte, all'esportazione di un'opera d'arte, anche agli investimenti che lo Stato fa in opere d'arte. Sicuramente per quanto riguarda il futuro, io penso che dipenderà anche un po' dagli sviluppi economici legati anche alla situazione politica, alla guerra. Io noto, per quanto mi riguarda, che adesso la gente preferisce avere i soldi investiti non magari su un conto corrente, ma in beni mobili. E non per forza è l'opera d'arte, ma anche i gioielli, l'oro, faccio un esempio. Per quanto riguarda invece il nostro specifico, condivido quello che ha detto lei, non penso che ci sia molto altro da dire. In questa situazione dobbiamo solo sperare che si venga più assistiti anche da un punto di vista politico, assolutamente. Ecco, Giada Forte. No, microfono, azionare il microfono. Io posso dire che essendo qui a Monaco, in realtà qui siamo in una situazione abbastanza felice, c'è cioè una situazione stabile, e l'arte contemporanea sono presenti gallerie importanti e diciamo che anche il mercato finanziario è leggermente influenzato dagli andamenti del mercato, nel senso che è un'isola felice, ecco, Monaco, rispetto magari a altre parti, soprattutto anche per le istituzioni seguono le regole francesi che sono, diciamo, per gli export eccetera molto più vantaggiose rispetto all'Italia, quindi molta più flessibilità. Sì. Filippo Pananti, vediamo se funziona adesso la connessione. Mi saluto per l'occasione. No, ancora no. Mannaggia, è difficile. Va bene. Ma dove comunque stai? Non ci sente. Non posso dirlo. Marco, dici? Marco Carta. Ma ricordando quello che hanno detto Gloria e Daniele, cioè la fiscalità e soprattutto l'argomento che ha trattato Gloria delle autentiche, degli archivi e della politica, io ho notato che c'è adesso una linea netta tra quel piccolo mercato, piccolo cabotaggio e i pezzi importanti. Quindi ci sarà un mercato orientato su cose da poco, che costano poco, in Italia sto parlando in Italia, oppure opere importanti. Allora sì, quelli che hanno tanti soldi si potranno permettere le opere importanti. Quella classe media che comprava anche opere tra i 30 e i 50 mila euro, in questo momento mi sembra che stia soffrendo. Allora magari quelle opere entro i 10 mila euro, dove rientra anche l'arte contemporanea, forse questo potrebbe essere un propulsore o diciamo un qualcosa che accenda l'interesse verso l'arte contemporanea, me lo auguro. Quindi possiamo dire che si va verso una polarizzazione. Assolutamente sì. Con Maurizio Certamente. Sono d'accordo con Gloria, ma aggiungo, d'accordo con Gloria con gli storici, ma voglio ancora, Gloria, voglio ancora credere nei giovani artisti, voglio ancora ma io pure, cioè io ho tutta la italiana. vita, però Sì. Però allora, ma non credere a caso, prepariamoli, riaffidiamo ai musei, nuova definizione di musei, i musei hanno nuovi ruoli, i musei accolgono le persone, i musei possono anche preparare le persone, i musei possono anche liberare le persone da, diciamo, meccanismi di influenza. Cerchiamo strade alternative. Gloria, non credo alla politica, non credo alla politica per la cultura. In questi ultimi 20 anni non ci ha aiutato. Allora, aspettando qualcosa di incredibile e miracoloso, che ci auguriamo che arrivi un nuovo governo, facciamo qualcosa di differente. Cerchiamo di creare strade alternative. Io per i musei sono già in un mood, il museo diventa impresa e se non ce la fa a mantenersi con i soldi dello Stato, deve arrivare a una autogestione e adempiere, diciamo, a nuove funzioni, e mettiamo tra le funzioni quelle di
preparare le persone all'arte contemporanea, creare dei percorsi percettivi alternativi. Cioè, facciamo qualcosa, non siamo passivi e non siamo aspettare solo di vedere classifiche ingrate, impietose, che ci vedono agli ultimi posti, perché non è vero. Io quando sono in giro mi dicono peccato che l'Italia non ha artisti contemporanei, ma non è vero. Ma noi però magari ce li abbiamo anche, ma vendono sui marketplace internazionali e in Italia non sappiamo neanche che esistono, perché vanno incontro ad un gusto che non è il nostro, quindi ha ancora quell'arte sofisticata e intellettuale alla Padiglione Italia, dove non potresti vendere un singolo pezzo. Quindi, cioè, noi ce l'abbiamo. Io ho dei clienti che sono artisti italiani che vivono in Italia, ma lavorano principalmente in America e in Far East, e che campano bene, mi pagano. Cioè, per me essere pagato da un artista, come dire, è una roba come dire vincere la lotteria, perché normalmente gli artisti non hanno i soldi per pagare l'avvocato. Eppure ci sono artisti giovani che possono permettersi la consulenza perché lavorano con Arzi, lavorano con grandi marketplace, e in Italia nessuno ci scrive una riga, nessuno sa che esistono. Però hanno un mercato diverso dal nostro. Ci sono tanti artisti che hanno fatto digitale e campano col digitale, con l'NFT, e hanno costruito una solidità che l'arte fisica, come dire, o sei da De Carlo o sei nessuno, o sei da continuo o sei nessuno. Peccato che De Carlo continua, pischino sempre persone che stanno già in scuderie di gallerie internazionali, per cui il loro lavoro di scouting rimane. Per cui il tema, secondo me, è che la galleria dovrebbe prezzare un segmento molto più basso, quindi non 10.000 ma 2.000, fare ticket col suo collezionista perché compri il nessuno e lavorarci. Se tu mi chiedi 10 euro per un totalmente beginner, io non posso essere tuo partner, perché 10.000 sono già 10 mesi di stipendio di un operaio, quindi è una cifra importante. Quindi il costo struttura incide troppo sul valore di un'opera, di un artista, che non dà garanzia di futuro. Posso dire una cosa? Quando tu, è vero, sì, dovrebbero costare molto meno, giusto? Però quando tu vai in una fiera che spendi 20.000 per lo stand, inviti l'artista, gli paghi il viaggio, non funziona. E spendi 40.000 euro, non puoi vendere i quadri a 1.500 euro. Perché, ecco, chiederemo a Angela di fare una... Il tema fiere, cioè noi che ci ostiniamo a fare arte Verona, arte di qua, arte Genova, arte qui, cioè, ma chi ci va, chi compra? Cioè, allora, ascolta. Scusate, vi interrompo, ma su questo c'è da fare un'altra trasmissione. Esatto. Intanto vorrei esporre alcuni commenti che ci sono arrivati. Allora, Monica Palumbo dice: i progetti con il pubblico politica servono per dare maggiore visibilità agli artisti. Vero. Allora, condividono tutti. Perfetto. Sì. Benissimo. Volete aggiungere qualcosa? Poi c'è una domanda che ci aveva fatto. Angela, aggiungere questo, che il pubblico deve comunque collaborare con il privato, perché quando il pubblico ha un board privato di persone preparate e competenti, può ovviamente non solo valorizzare, ma essere credibile a livello internazionale. Non dimentichiamo che la Galleria Continua è partita proprio così, Certo. Ecco, quindi mi sembra che abbiamo abbastanza risposto. Vediamo un attimo, ecco qua. Bene, allora, ci rimane Pietro Ripa. Allora, facciamo la conclusione. Io posso fare una conclusione, non chiaramente sull'arte italiana, perché non ho così spiccate competenze, ma in generale di quello che potrebbe essere l'impatto della situazione economica sul mercato dell'arte. Provo, almeno io parto sempre da un presupposto, che qualsiasi mercato, a prescindere dal bene trattato, basa il suo successo sul livello di fiducia nel futuro e sulle capacità di dinamismo dei suoi attori. Ora, il mercato dell'arte ha dimostrato di avere delle grandissime capacità di dinamismo, perché già in una situazione stressata come quella del Covid ha reagito alla grande. Abbiamo detto che gli operatori si sono riorganizzati, abbiamo parlato di digital e così via. Adesso bisogna capire quanto l'attuale situazione invece in atto possa impattare sul mercato dell'arte, ovvero quanto il livello di fiducia nel futuro, nei consumi, possa impattare il mercato dell'arte.
Abbiamo un esempio, almeno negli ultimi anni, che a mio avviso è abbastanza calzante. Nel 2007, quando è scoppiata la crisi dei subprime, il mercato dell'arte, del lusso in generale, ma dell'arte in particolare, diciamo che per un anno è riuscito a mantenere la situazione. È celebre che il giorno dopo, prima, adesso non mi ricordo, che c'erano i colleghi, devo dire, di Lima. Era lo stesso giorno del crack di Lima che ci fu la crisi. Non mi ricordavo, si vedevano questi poveri cristiani con gli scatoloni che uscivano dalla Lehman Brothers e veniva battuto l'allora record artista di Damien East. Poi che cosa è successo? Che inevitabilmente il mercato dell'arte è entrato in bolla e poi abbiamo avuto un grossissimo boom. È anche vero che per allora il mercato era molto più sottile, quindi poche transazioni inevitabilmente rischiavano di farlo saltare in su e in giù. Oggi il mercato è più stabile, è vero. Quello che però sarà il futuro, noi vediamo che già le sanzioni che sono state applicate a una parte della popolazione, mi riferisco evidentemente a quella parte russa, ha già tolto inevitabilmente via, ha tolto un collezionismo che spendeva. Bisogna augurarsi che non ci siano degli ulteriori sviluppi da questa situazione assurda che tutti stiamo vivendo, che possano interagire con i paesi che dovessero appoggiare la Russia, perché inevitabilmente questo sarebbe evidente che avrebbe delle ripercussioni clamorose anche sul mercato dell'arte. Quindi possiamo concludere dicendo che effettivamente, cioè, il mercato italiano è un mercato chiuso, dal punto di vista dell'arte contemporanea è un mercato chiuso e ristretto, è fatto di relazioni, appunto, come abbiamo detto durante questa puntata. Ci sono degli spazi comunque per gli artisti nuovi, anche per gli artisti nuovi, soprattutto legati al digitale, ma anche in un'ottica magari molto più aperta, di un mercato molto più aperto. E quindi i nuovi artisti devono, con la comunicazione, devono riuscire a farsi conoscere. E qui ci sono degli spazi comunque, perché la comunicazione sta cambiando tantissimo e la tecnologia digitale dà queste possibilità. È una situazione che va seguita, c'è la possibilità anche di nuovi protagonisti nel mercato dell'arte contemporanea, come abbiamo visto con Maurizio Vanni, musei che si stanno attivando proprio sull'arte, anche se in Italia ce ne sono molto pochi, però si stanno attivando sull'arte contemporanea e possono avere tanto spazio anche propositivo, cambiando anche un po' le loro funzioni, ecco. E quindi devo dire che è tutto qualcosa che va capita, seguita moltissimo, interpretata e soprattutto vista alla luce di questa evoluzione internazionale, politica anche, internazionale di reddito, perché stanno cambiando un po' tutte le questioni relative al reddito, si sta anche molto polarizzando la situazione e quindi è tutto un po' da vedere, però dobbiamo dire che l'arte contemporanea in effetti comunque sta suscitando, e questo lo dicono anche i dati, sempre più interesse. Ecco. E a questo punto io vi ringrazio tantissimo, ringrazio tutti voi che ci avete seguito sino a qui, e ringrazio i nostri ospiti, Marco Canepa, proprietario della Galleria Canepa Nere e responsabile dell'arte contemporanea a Staboetto, Giada Forti di Moretti Fine Art, Gloria Gatti, avvocato, Daniele Palazzoli, corresponsabile del Dipartimento Arte Moderna e Contemporanea della Casa d'Aste Cambi, Filippo Pananti, amministratore della Galleria Pananti Casa d'Aste, Pietro Ripa, private banker Fideuram e direttore di Nuvole Mercati, Maurizio Vanni, museologo e storico dell'arte, e ringrazio anche Manuela Milan-Lodi, art advisor, che mi ha aiutato a organizzare questa puntata. Naturalmente vi do tutti appuntamento per uno dei prossimi martedì in cui parleremo di tanti altri argomenti legati all'arte, all'evoluzione dell'arte e della cultura, e quindi qui su Arte Economia seguite sempre e mi raccomando dateci un bel like soprattutto su Illy TV Channel, così in modo da sostenerci nella nostra attività. Quindi arrivederci a tutti, buona serata e alla prossima, e state con noi.